Ciao a tutte e a tutti, bentornati o benvenuti in un nuovo video. Fa stranissimo dirlo dopo tutti questi mesi. Dove sono finita? In realtà, se mi seguiste su Instagram, cosa che vi lascio scritta qui da qualche parte, mi avreste visto tutti i giorni, come sempre. Se invece mi seguivate solo qui su YouTube, c'è stato un piccolissimo periodo di pausa, proprio piccolo, 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 qualche mese e siamo tornati. O meglio, spero di essere tornata, mettiamola così. Ci sono un po' di cose che vi devo raccontare per chi appunto non mi ha seguita in questi mesi. In linea di massima non è che sia cambiato poi tanto, anche perché il periodo, come sappiamo, è quello che è. Non è che si possa fare tutta questa roba. Quindi quello che ho fatto principalmente, a parte i cambi di luce improvvisi, riorganizzare tutto quello che è il mio settaggio, il mio spazio personale, chiamiamolo così. Quindi dalla camera potete intuire qualche cambiamento, poi magari quando vi farò vedere tutto bene. E ci sono dei lavori in corso che sto riprendendo per fare una sorta di extreme makeover, home edition, cantina edition, che dobbiamo ancora definire bene come si chiami il luogo che sto mettendo a posto, per appunto poi organizzare tutto quello che è il mio studio, chiamiamolo così. Quindi adesso mi siedo e vi racconto un pochino, diciamo questo è un vlog di ritorno, chiamiamolo così, ci sono un po' di cosine di cui dobbiamo parlare. Allora, come sa ormai chi mi conosce, io non mi faccio problemi, mi mostro struccata, pigiama, cose sparse qui dietro la schiena, quindi ok, è un po' così. Ho ricambiato colore di capelli, sono tornata un po' alle origini, si torna sempre, no? Dove si sta bene, com'è che si dice di solito? E quindi niente, ogni tanto sapete che io cambio, unghie corte, unghie lunghe, bla, questo. Cosa ho fatto in questi mesi? Semplicemente, come vi ho detto, mi sono un po' riorganizzata. Quindi ho cercato di mettere a posto la mia camera, le mie passioni, che come sapete sono 586.000, ho un nuovo feticcio che magari dopo vi faccio sbirciare. Sarò ripetitiva, se mi seguite su Instagram l'avrete già visto e vi farò già una capa tanta così tutti i giorni. Comunque, in generale, quello che volevo puntare a dire, per fare un video anche non troppo lungo, sapete che io sono su YouTube ormai da anni, saranno almeno una decina d'anni, è tanto tempo, cioè io sono cresciuta con voi, voi mi avete vista crescere, fare un percorso, cioè se io riguardo tipo i miei primi video, ragazzi, dico ma come cavolo ho fatto a pubblicarli? Però è proprio questo il bello, no? Quindi dopo tanti anni non è che non sia più nulla da dire, però c'è questo cambiamento che va un po' processato, bisogna un po' riorganizzarsi ogni tot, a me capita molto più che ogni tot, ma a dettagli. E quindi diciamo mi sono preso questo periodo per decidere cosa fare, soprattutto qui su YouTube. Era diventato un pochino pressante come situazione il fatto di dover per forza pubblicare 2 o 3 video a settimana perché altrimenti ti si abbassava l'engagement, guadagni, iscritti, commenti, eccetera, eccetera, eccetera. Era diventato tanta roba, sia da fare qui, sia su Instagram, altri social, insomma, cioè sembra che uno non faccia mai niente, ma in realtà ci sono tante cose per cui stare dietro. Molto spesso negli ultimi 2 anni mi sono allontanata da YouTube proprio perché come tipologia di social non rispecchiava più la persona che ero, la persona che volevo essere, anche perché si cominciavano a creare delle dinamiche strane che non mi piacevano tra le persone proprio della piattaforma e tra chi anche ovviamente voi da casa ci segue, quindi la community. È tuttora un ambiente, è brutto da dire, spietato, nel senso che negli ultimi video che ho pubblicato c'erano più commenti ambigui che non mi piacevano, non erano positivi né per me né per chi li leggeva. Veramente si era andata a creare una cosa strana che non neanche io in prima persona mi so spiegare, perché poi le persone che mi seguono sostanzialmente, cioè, siete voi, quindi a meno che quelle persone non ci capitavano così a random, veramente. C'è stato un periodo un po' non sapevo più cosa fare, se pubblicare i video senza commenti, ma poi ho detto che senso ha pubblicare i video senza i commenti? Cioè, non c'è lo scambio, non c'è la comunicazione. A parte, vabbè, le cose dal mio punto di vista, ovviamente poi voglio sapere anche le vostre, quindi scrivetemi poi tutto nei commenti. C'è anche l'aspetto di YouTube proprio come ente, come social. Allora, non so se lo sapete, ma vale così per Instagram, vale così per YouTube, per qualsiasi social. Più pubblichi, più viene
vieni ripubblicato, tra virgolette, quindi più c'è una frequenza, più vieni ripagato. Quindi capiti più spesso nei video consigliati, quando carichi un video YouTube te lo mostra nella home page se sei iscritto a tale canale, cosa che ultimamente non mi stava più succedendo, proprio perché YouTube è come se mi punisse in qualche modo, e anche se voi eravate iscritti al mio canale, non vi facevo vedere più i miei video. Quindi per cercarli dovevate andare per forza sul canale, aprire il video, cercarlo, ma so che è uno sbatti, cioè perché se io seguo una persona voglio vedere quello che pubblica. Quindi quello che vi chiedo è veramente molto semplice. Dovete fare un disiscrivi e riscrivi al mio canale. Fatelo in questo momento, tanto c'è il tastino qua sotto, a meno che non sia cambiato qualcosa, ma credo sia sempre lì. E attivare la campanella notifiche per capire quando effettivamente esce un nuovo video. Vi ho chiesto su Instagram se vi avrebbe fatto piacere continuare a vedere solo make-up o vario, come ho poi sempre fatto, perché ripeto, ho tante passioni, ho tanti hobby, ho tante cose di cui parlare, quindi mi piace condividere più cose e non mettermi dei paletti e dire ok, parlo solo di questo, cioè una volta che sforo da questo poi zero. Quindi mi piace, no? Esprimere, farvi vedere cose, e so che magari non tutto interesserà a tutti, però ho deciso di tornare e non so ancora con quale frequenza, nel senso non vorrei darmi un tetto minimo, quindi devi per forza pubblicare un video a settimana, devi per forza, cioè non voglio questa parola per forza. Quando avrò qualcosa di cui parlarvi, qualcosa da farvi vedere, sarà mia premura e mio piacere farvi il video, che sia veramente di qualsiasi argomento, possono essere vlog, che so che vi piacciono tanto tanto tanto. Io poi in realtà se mi incontrate dal vivo sono molto introversa, non mi piace parlare, però ripeto, sarà che appunto sono cresciuta con questa modalità, quindi riesco a parlare molto bene invece davanti a un obiettivo, e mi fa piacere condividere appunto con voi le mie giornate, quello che faccio, nonostante vi ripeto, cioè questo periodo non è che si possa fare più di tanto e quindi la mia vita è un po' monotona, però appunto spero vi possa far piacere questa cosa qui. Io in realtà ho ancora delle riserve, non ve lo nego, perché ripeto, ho molto timore, non di quello che pensa la gente o che mi scriverà la gente. Penso che chi pubblica dei video debba ricevere dei feedback. Ultimamente ricevevo pochi commenti, poche views, che non è per una questione di guadagno, ma è una questione comunque di impegno. Le views, i commenti ti fanno capire se effettivamente quello che stai facendo piace e se devi quindi continuare per quella strada oppure semplicemente stoppare. Quindi ve lo dico adesso, se io dovessi riscontrare ancora problematiche legate proprio al tipo di commenti, di community, di aria, di mood che tira intorno all'ambiente, io purtroppo mi vedo costretta a filarmela, ma proprio per una questione di sanità mentale mia, sostanzialmente, perché a un certo punto impazzisci a stare dietro a tutto. Quindi io ora ci metterò un po' a riniziare a montare video nella mia maniera basica, lo sapete che non sono capace, e a cercare di portare dei contenuti quantomeno interessanti. Vi ripeto, una delle grosse novità è che presto mi vedrete in una postazione fissa come ho sempre sognato, quindi sto facendo dei lavori nel piano di sotto, chiamiamolo così, non so se qui su YouTube ve l'ho fatto mai vedere, ma probabilmente sì. Praticamente c'è una sorta di cantina, ripostiglio, falegnameria, non so come si possa intendere, accesso dal giardino, e che appunto sto facendo rifare a nuovo, quindi tutti i muri, tutti i soffitti, porte, finestre. C'è l'aspetto che è molto umido come posto, quindi stiamo mettendo tutti i materiali ovviamente adatti alla tipologia di stanza che voglio andare a creare, perché se poi devo andarci a mettere il make up, ovviamente sapete che l'umidità è la prima cosa che rovina i prodotti, i vari leganti all'interno e conservanti eccetera, e quindi non sarebbe proprio funzionale, anzi andrei a perdere migliaia e migliaia e migliaia di euro di make up, quindi non è cosa, insomma proprio minuziosamente stiamo molto attenti. Però spero, essendo oggi martedì, che entro questo fine settimana sia tutto già pitturato e che quindi io possa cominciare a farvi dei video dove vi faccio vedere come voglio arredarlo e appunto il prima e il dopo. Non posso scendere a fare le riprese ai lavori perché c'è un casino, quindi praticamente sto facendo che ogni giorno che finiscono, che appena se ne vanno, scendo, vi faccio le riprese, vi faccio vedere come sta, come non sta, però nel mentre è un
po' ristretto come ambiente, anche per la questione Covid non voglio stare appiccicata, quindi scendo molto raramente, mascherina, tutto, e gli porto magari caffè e bicchierino di carta perché non si sa mai. Quindi insomma è un po' così, però sono contenta di essere riuscita a iniziare questa cosa che volevo fare da tanto tempo, perché sapete che la mia camera è la mia camera, cioè è come se, io lo dico sempre, è come se un avvocato, un commercialista vi accogliesse nella propria camera da letto. Cioè, i due ambienti vanno distinti, anche per una questione di spazio, di organizzazione. Quindi sono tutte cose che ho pensato nel corso degli anni e che adesso poi sto mettendo in pratica. E proprio per questo, ultima cosa di cui voglio parlarvi è la mia nuova ossessione, che è un argomento che mi piacerebbe portare e proporvi qua sul canale. Anche perché è una cosa che in realtà vedo molto poco fare da ragazzi italiani. Quindi vi prendo e vi faccio vedere la mia nuova vetrinetta. Prima diciamo che c'erano le due cassettiere, adesso ne ho aggiunta un'altra. Lì c'era un'altra cosa, quindi ho spostato un po' di robe per poter mettere qui questa vetrinetta. Ovviamente sono sempre tutti i mobili di Ikea. E come vedete all'interno c'è la mia nuova collezione. Ve la apro un attimo che fa anche più effetto. Questa è la mia nuova collezione di bambole. Solo bambole Winx. A parte rare eccezioni, tipo questa qui delle Mermaid Melody, che sono praticamente però introvabili. Quindi per ora ho soltanto Anon, insieme poi ai miei manga. Lì ci sono alcune statuette che devo sistemare. Ce n'è una di Sailor Mars. Qui c'è il reparto Harry Potter, bacchette, Snowballs, giratempo, pop, mini pop. E quindi appunto qui abbiamo tutte le bambole. Vi faccio una carrellata veloce anche perché poi ve ne parlerò abbondantemente. Non mi chiedete perché, per come mi è iniziata la fissa, semplicemente mia cugina ne ritrovò una qualche tempo fa e da lì ho detto figata, voglio tipo provare a rimetterla a posto perché io adoro poi fare tutte queste cose DIY, eccetera. E da lì io impazzita, ho scoperto mille versioni, e sono un po' difficili da trovare, bisogna cercare sempre minuziosamente giorno per giorno, ci vuole un po' di pazienza, però alla fine si trova tutto. Quindi voi in ogni caso, se ne trovate qualcuna che volete segnalarmi che avete a casa, scrivetemi qui sotto nei commenti su Instagram. Io sono veramente super super aperta, anzi mi fate solo che felice. Detto ciò, io spero di pubblicare questo video il prima possibile e poi continuerò le riprese sul mio extreme makeover. Noi ci vediamo presto e vi mando ancora un bacio grande, 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 grande.